Come inizia questo corso? Allora, il corso è un corso di 60 ore che inizia sostanzialmente con la volontà di procedere a quella che è l'integrazione della comunità tunisina nel territorio mazarese, attuando un processo per così dire al contrario, quindi portando la comunità italiana a fare dei passi avanti verso la conoscenza della lingua araba, oltre che della cultura arabo-islamica. Il corso quindi ha previsto una prima fase di alfabetizzazione, quindi di insegnamento dell'alfabeto arabo, che ha portato a conclusione quasi del corso alla capacità e alla competenza dei partecipanti nella scrittura e nella lettura di parole e di frasi in lingua araba. Un'altra parte del corso è stata poi dedicata alla conversazione, quindi con brevi dialoghi, mini dialoghi sui saluti, sulle formule di presentazione, e altri incontri del corso invece hanno previsto delle tematiche di carattere religioso e culturale che sono state affrontate. Le persone partecipanti sono stati 17 iscritti con 15 partecipanti attivi, e la partecipazione ha riguardato sia giovani studenti, quindi di età comprese dai 14, 18, 19 anni, sia adulti, ovviamente sia gli studenti che gli adulti sono sia di nazionalità italiana che di nazionalità tunisina. In particolar modo i ragazzi di origini tunisine parlavano solo ed esclusivamente il dialetto, quindi non erano a conoscenza dell'alfabeto arabo e quindi hanno appreso i rudimenti della lingua araba, dell'arabo classico, e hanno imparato a leggere e scrivere. L'anno prossimo l'iniziativa verrà ripetuta attraverso un corso di secondo livello, e quindi potenzieremo le capacità, le competenze acquisite quest'anno, e porteremo avanti il programma al fine di raggiungere un buon livello di scrittura e di lettura. Per riportarsi a iscriversi bisogna rivolgersi appunto all'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, con sede presso l'Alhambra, presso appunto Piazza Mocarta, e quindi nella persona del professore Antonino Cusumano, che è il presidente dell'istituto. Questo corso di lingua e cultura araba, di alfabetizzazione alla lettura e alla scrittura della lingua araba, muove essenzialmente da un bisogno che molti hanno manifestato, molti dei giovani figli di immigrati tunisini che parlano l'arabo tunisino ma non sanno più scriverlo. E allora ci siamo posti il problema di una città che ospita da quasi mezzo secolo una comunità laboriosa di immigrati tunisini, e che si deve porre il problema di dare risposta ai bisogni anche elementari di carattere culturale. Esiste un problema di politica culturale in questo senso in questa città, e l'insegnamento della lingua è fondamentale per avvicinare le comunità, per renderle riconoscibili, perché si possano confrontare, perché si possano, come dire, rispettare in modo più compiuto nella conoscenza. La lingua è un ponte, aiuta soprattutto a costruire relazioni, a capire, a comprendere i bisogni degli altri. Ecco, questo è lo scopo e diciamo l'obiettivo del corso, che oggi è frequentato da studenti figli di immigrati, studenti italiani, ma anche da professionisti, da pensionati mazaresi, che, come dire, attraverso l'apprendimento anche delle strutture di base della lingua araba esprimono la volontà, il desiderio, come dire, di sporgersi sui confini, di sporgersi sui confini di un'altra cultura che sta dietro un'altra lingua, perché appunto sporgersi sui confini significa scoprire che le stesse cose possono avere nomi diversi, e nei nomi delle cose uguali ci sono sfumature di significato diverso. Ecco, questo spalanca, come dire, apre tutto un mondo che ci aiuta a capire l'altro, a comprenderlo nelle sue esigenze, nei suoi bisogni umani. Giorno 11, presso il Teatro Garibaldi, conclusione del corso, alle ore 17:30 ci sarà la consegna degli attestati ai partecipanti del corso, ma ci sarà in quell'occasione la docente Simona Certa, che ha tenuto questo corso dal 6 ottobre fino al 7 dicembre per più di 50 ore
con due appuntamenti, due incontri settimanali, terrà una conversazione sul tema proprio dell'importanza della lingua, del valore della lingua come luogo di attraversamento delle culture, di conoscenza degli altri. E alla fine, tra l'altro, di questa cerimonia, di questa manifestazione, i presenti sono invitati a partecipare presso la Lambra ad un brindisi per scambiarci gli auguri di Natale.